Ed eccolo il terribile Mourdoui, strappo simbolo della freccia vallone, giudice supremo della prestigiosa classica delle Ardenne. Nella 78esima edizione della freccia il Mour sarà affrontato per 3 volte e sarà come sempre sede d'arrivo della competizione dopo 199 chilometri totali. Il Mourdoui misura nel complesso 1300 metri ed ha una pendenza media del 9,3%. La strada sale fin da subito in maniera evidente e non presenta punti di respiro. Il tratto più duro fa registrare una pendenza del 23% ed è pane solo per i migliori. Questo è il doppio tornante che di solito sgrana il gruppo e che ha spesso rappresentato il trampolino di lancio verso il successo. Strada stretta e ripidissima, come si può intuire osservando le immagini. Qui si deciderà la corsa. Nel finale l'ascesa si fa leggermente più morbida, ma solo per coloro che avranno la forza di rilanciare l'azione verso il traguardo. Il Mourdoui è un monumento naturale dello sport mondiale, è salita che profuma di storia, è una scalata da vivere tutta ad un fiato. Questa terribile ascesa ha esaltato le qualità di grandi campioni ed ha regalato agli appassionati imprese straordinarie. L'edizione 2014 della Freccia Vallone non farà eccezione. Chi vorrà scrivere il proprio nome nell'albo d'oro di questa prestigiosa classica dovrà domare le rampe del Mourdoui per vincere la Freccia Vallone numero 78 e per entrare di diritto nella storia del ciclismo.